Droga tra Balbano e Nozzano, terzo arresto in un mese e mezzo. I carabinieri hanno sorpreso in via di Filettole un 37enne che aveva in auto 17 grammi di cocaina. Ad agosto erano finiti in manette due nordafricani. Il porcino cresciuto in bottiglia, singolare scoperta sulle Pizzorne. Il fungo sottovetro è stato rinvenuto da una coppia di marli assalita sull'altopiano proprio alla ricerca di funghi. Un defibrillatore in ricordo di Sandra, l'attrezzatura salvavita inaugurata non lontano dal locale che prende il nome dell'indimenticabile ristoratrice scomparsa 10 anni fa. Lo sport, il calcio, pareggite Lucchese, Milan Futuro ringrazia. Lucchese alle prese col tabù Porta Elisa, rossoneri in vantaggio con Saporiti su punizione ma raggiunti da Osic allo scadere del primo tempo. Domenica trasferta al Curi di Perugia. Ciclismo, Guerra è un fulmine a Città di Lucca, il corridore veneto della Zalf Fior se ne va nel finale e batte in volata Anzaloni. Solo tredicesimo Edoardo Cipollini ad oltre un minuto, forse nel 2026 la corsa sarà valida come prova tricolore Under 23. Ben trovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura quindi la cronaca con il terzo arresto nel giro di un mese e mezzo tra Nozzano e Balbano per droga. I carabinieri hanno individuato ed arrestato un 37enne trovato in possesso di cocaina. È il terzo arresto per spaccio di droga in poco più di un mese nella zona ovest della città, tra Nozzano e Balbano. In manette stavolta è finito un 37enne albanese, sorpreso in auto con 17 grammi di cocaina. Ad eseguire l'arresto i carabinieri della stazione di Nozzano, che in via di Filettole durante un servizio di controllo del territorio hanno notato un'auto ferma sul ciglio della strada, con a bordo un uomo che al passaggio dei militari dava segno di nervosismo. Visto che la zona in questione è considerata come piazza di spaccio, i carabinieri hanno deciso per un controllo. Ma mentre si avvicinavano all'auto, l'uomo, sperando di non essere notato, ha gettato fuori dalla vettura un incarto preso dal cruscotto. I militari però hanno visto e hanno recuperato l'oggetto. Dentro hanno trovato 17 grammi di cocaina confezionati in 14 involucri di cellofan e indosso al 37enne oltre 300 euro, ritenuti verosimilmente provento delle attività di spaccio. L'arresto segue quelli eseguiti lo scorso agosto quando nella rete dei carabinieri erano finiti due nordafricani con conseguenti sequestri di cocaina ed eroina. Una svastica disegnata con lo scotch da pacchi su un divisorio a vetri della curva ovest allo stadio Porta Elisa di Lucca. La segnalazione è arrivata alla questura in occasione della partita Lucchese-Milan Futuro di lunedì sera. Il simbolo probabilmente era stato disegnato da tempo, ma non era visibile in occasione delle gare perché coperto dagli striscioni dei tifosi della curva. Lunedì sera il tifo organizzato della Lucchese invece non era presente per protesta contro la presenza delle squadre B nel campionato di Lega Pro e qualcuno ha notato la presenza della svastica. La questura ha effettuato un sopralluogo verificando la presenza del simbolo legato al nazismo che poi è stato rimosso. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di un singolare ritrovamento sulle Pizzorne da parte di una coppia che era salita per cercare funghi. In effetti ha trovato i funghi, tra questi però un piccolo porcino che era cresciuto all'interno di una piccola bottiglietta di vetro da succo di frutta. Vediamo. È un periodo di nascita straordinaria di funghi, favorita anche dalle condizioni meteo favorevoli, ma ciò che stiamo per raccontarvi è perlomeno originale. Di solito si parla di navi in bottiglia, una vera e propria arte. Stavolta si tratta di un fungo porcino nato in bottiglia. La suggestiva scoperta è stata fatta dai signori Vittorio e Giovanna di Marria, che siamo andati a trovare. La coppia è salita nella giornata di lunedì sulle Pizzorne a cercare funghi. Ad un certo punto, sul prato, i due fungaioli hanno notato una bottiglietta di quelle che contengono succo di frutta e con loro grande stupore hanno scoperto che all'interno vi era nato un bel fungo porcino. Ieri pomeriggio ero sull'altro piano a cercare funghi e camminando ho notato questo funghetto interrato e naturalmente però mi è sembrato strano perché invece essere perito era piegato in terra. Quando ho fatto per coglierlo chiaramente mi sono accorto che era dentro una bottiglia. Cosa strana, e sono rimasto sorpreso anch'io perché naturalmente è una bottiglietta di vetro normalissima, piccola,
nascere un fungo dentro. Pare proprio che adesso il fungo in bottiglia sarà custodito gelosamente a casa Matteucci. Del resto va ribadito che ritrovamenti del genere sono abbastanza rari, anche in una stagione con nascite eccezionale come quella di quest'autunno 2024. Ma l'insegnamento che si può trarre da questa curiosa vicenda è come la natura riesca a riprodursi e a compiere dei veri prodigi anche nelle condizioni talvolta più strane e bizzarre. Ci spostiamo in Garfagnana, è stato inaugurato un defibrillatore a Fabbriche di Vergemoli in ricordo della ristoratrice Sandra. A 10 anni dalla sua morte, la figlia Serena, con parenti ed amici, ha voluto ricordare la mitica Sandra, anche se il suo vero nome era Alessandra Chelotti, che per molti anni ha gestito in varie sedi a Fabbriche di Vallico il famoso ristorante da Santra, fino a costruirsi una struttura di proprietà. L'hanno ricordata in modo importante posizionando un DAE, un defibrillatore automatico, con la speranza che non si debba mai usare, nei pressi del ristorante che porta il suo nome. Per celebrare l'evento, ben organizzato dalla Misericordia di Borgo Ammozzano, sezione Val di Turite, sono arrivate tante persone: il sindaco Giannini, il parroco di Fabbriche Dorreno, il governatore della Misericordia Gabriele Brunini, oltre che amici e parenti, tutti presenti per ricordare questa figura molto amata e apprezzata da chi l'ha conosciuta. Nel corso dell'incontro, la Misericordia della Val di Turite ha voluto ricordare anche Luciana Cortopassi, volontaria sempre pronta a dare una mano a chi ne avesse bisogno, donando una targa di ricordo alla figlia Veronica Comunelli. Una targa di riconoscenza e di ricordo è andata anche a Serena Giusti, figlia di Sandra. Stasera, con l'installazione di questo DAE offerto dal ristorante da Sandra e installato dalla Misericordia, che poi sarà curato dalla Misericordia, abbiamo ricordato due persone speciali. Sandra, che è sempre stata una sostenitrice della Misericordia e anche una grande benefattrice della Misericordia, e Luciana, che è scomparsa recentemente, che è stata una colonna portante di questa comunità, sempre impegnata in tutte le opere di bene a favore della Misericordia, della parrocchia e di chiunque avesse bisogno. La serata è proseguita con una cena sociale, il cui ricavato è stato donato dai titolari del ristorante interamente alla Misericordia. Si parla sempre di più dei PFAS, queste sostanze inquinanti che sembrano trovarsi dappertutto. Venerdì prossimo a Lucca un importante convegno alla presenza anche dei rappresentanti di Greenpeace Italia. Allarme PFAS nelle acque del fiume Serchio. Questo è il tema del convegno in programma venerdì 4 ottobre alla Fondazione Banca del Monte, promosso dall'Associazione Senza Confini e da Greenpeace Italia, e che è stato presentato a Monte San Quirico con un incontro stampa. L'ARPAT nel 2021, proprio a Monte San Quirico, ha già rilevato la presenza di questi composti chimici nei pesci che vivono nel Serchio, testimoniando quindi che la problematica può riguardare tutta l'asta del fiume. Il convegno volge proprio a questo, cioè è rivolto proprio a tutti per approfondire un tema, mettere a confronto opinioni, informazioni, conoscenza e innovazione, perché l'uso di questi prodotti, che Greenpeace vuol togliere completamente dal mercato, è un uso massivo in alcuni settori produttivi, ma come tutto c'è un'alternativa, e noi siamo lieti di poterne parlare sia con docenti dell'Università IMT di Lucca e con industriali del Polo Conciario. Tra i vari interventi è previsto anche quello di Marco Paggi della scuola IMT Alti Studi, che si è già interessato del problema. La scuola IMT Alti Studi Lucca, abbiamo appena concluso un progetto regionale, si chiama Next Generation of Paper and Packaging, che riguardava per l'appunto lo studio prototipale di nuove soluzioni per eliminare in generale le sostanze polimeriche dal packaging, dagli imballaggi. Ci sono soluzioni ecosostenibili possibili, chiaramente in fase di ricerca e sviluppo, e quindi diciamo il mio intervento al seminario, alla giornata seminariale, sarà prettamente anche di prospettiva, per dare una prospettiva al settore in un'ottica di realizzare packaging riciclabile e ecosostenibile. Al convegno, tra gli altri, interverranno il responsabile della campagna Greenpeace contro i PFAS, Giuseppe Ungherese, e la giornalista di Presa Diretta, Teresa Paoli. Ci spostiamo a Capannori, dove il sindaco del Chiaro ha lanciato il proprio podcast per informare i cittadini. Benvenuti a Podcast 55012, il podcast del comune di Capannori.
Io sono Giordano Del Chiaro, sindaco di Capannori, e questo è il nuovo spazio dove vi aggiorneremo sulle notizie, i progetti e le iniziative che riguardano la nostra comunità. Podcap 55012 è questo il nome del nuovo strumento di informazione per i cittadini di Capannori messo in campo dal sindaco Giordano Del Chiaro, con l'obiettivo di tenere la comunità aggiornata sulle iniziative, sui servizi e sull'andamento dei lavori che interessano i 40 paesi del territorio. Si tratta di un podcast, il cui nome gioca sul codice di avviamento postale capannorese, che sarà disponibile sul web e sarà condiviso sui canali Instagram e Facebook del Comune di Capannori. Andrà online il martedì ogni 15 giorni. Per il primo cittadino di Capannori vuole essere un mezzo nuovo con cui parlare del territorio, non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche riguardo la vita di comunità, animata dall'impegno e la passione di tante associazioni. Sì, io credo che uno dei compiti più importanti di un sindaco, di un'amministrazione, sia quello di raggiungere tutti i cittadini con le informazioni di quello che succede nella loro comunità. E quindi questo podcast ha questo obiettivo, sarà la voce del comune per i prossimi anni e anche un modo nuovo per far sentire tutti i cittadini di Capannori protagonisti di quello che qua succede, di quello che qua pensiamo per il futuro. Nella prima puntata di Podcap 55012, già online, Del Chiaro spiega ai cittadini l'impostazione del podcast e li invita a dare suggerimenti e a proporre argomenti, in modo che sia uno strumento non solo informativo, ma anche partecipativo. Andiamo a Barga adesso per vedere le immagini dell'iniziativa Il Castello delle Api. Il mondo delle api è approfondito in tutti i suoi aspetti, non ultimo la loro importanza per l'equilibrio dell'ecosistema. Tutto questo è stato al centro della quinta edizione della manifestazione Barga il Castello delle Api e tutto ciò che vola intorno a loro, nata appunto con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza che le api hanno in natura per garantire anche l'impollinazione di oltre la metà delle colture agrarie. L'evento è stato organizzato da diverse realtà paesane e non e con il patrocinio del Comune di Barga, che crede molto in questa iniziativa. La giornata si è aperta questa mattina con la caccia al tesoro delle api, un gioco che ha portato i bambini a comprendere quello che vuol dire essere un'ape, quindi li ha portati in giro per il centro storico a cercare il polline per poi trovare i fiori e fare l'impollinazione e quindi ricevere un frutto. Oggi invece ci sono state delle letture per sempre per i bambini, di molto pregio è la mostra dei lavori realizzati dagli studenti dell'Istituto Comprensivo di Barga, che sono stati molto belli sia per quantità che per qualità soprattutto. E invece la giornata si chiuderà con la presentazione del libro di Maurizio Bianchi, Melissa l'operaia tuttofare, che porterà sempre i bambini nel mondo delle api e li farà capire bene cosa fa veramente un'ape per il nostro ambiente. Durante la giornata numerose attività per bambini, la presenza degli stand dei prodotti dell'alveare, letture per bambini a cura di Nati per Leggere e un laboratorio di creazione di candele con la cera d'api a cura del Podere ai Biagi. Per tutto il giorno presso l'atrio del comune sono stati esposti i lavori a tema realizzati dagli studenti dell'Istituto Comprensivo di Barga, mentre in piazza Garibaldi era presente un'area didattica. Giovedì prossimo 3 ottobre al Polo Tecnologico di Sorbano è in programma un importante incontro sui nuovi bandi della Regione Toscana per gli investimenti energetici delle piccole e medie imprese toscane. L'incontro dal titolo Efficienza energetica, tecnologie e opportunità finanziarie affronta il tema dell'efficienza energetica illustrando sia i più recenti bandi, in particolare quelli regionali di prossima uscita, disponibili per implementare soluzioni sostenibili e ridurre l'impatto ambientale, sia alcune delle tecnologie disponibili per le imprese. Quindi un incontro importante per le piccole e medie imprese. Cambiamo ancora argomento al Soccorso Alpino di Lucca, la prima edizione del nuovo premio in ricordo di Ivan Vito Campanella. È stata assegnata alla stazione del Soccorso Alpino di Lucca la prima edizione del premio in ricordo di Ivan Vito Campanella, il giovane funzionario del Tribunale di Lucca scomparso nel 2023 a seguito di una caduta durante un'escursione sulle Alpi svizzere. L'evento si è svolto presso la Sala dei Servi in San Micheletto a Lucca, alla presenza dei familiari dello sfortunato giovane e dei colleghi di Ivan Vito, che era un grande appassionato di montagna.
c'era anche una rappresentanza della Fondazione Campus di Lucca. In questa prima edizione il premio infatti è andato al Soccorso Alpino al riconoscimento dell'attività svolta in favore della comunità dei frequentatori delle montagne. Dal prossimo anno invece il premio diventerà una borsa di studio a favore degli studenti di campus. Oggi è la prima edizione del premio in onore di Ivan Vito Campanella e verrà assegnata in questa prima edizione alla stazione del Soccorso Alpino di Lucca, che in occasione del suo 65esimo anniversario ha scritto un libro sulla storia della stazione. E quindi abbiamo pensato di iniziare questo premio dedicandolo proprio a chi quotidianamente è a servizio degli escursionisti, degli appassionati di montagna per prestargli soccorso nei momenti difficili. Dal prossimo anno però questo premio in onore di Ivan Vito Campanella verrà assegnato ad uno studente di Fondazione Campus che realizzerà un elaborato sul tema del turismo e dell'andare in montagna in sicurezza. Chiudiamo con il grande successo della 17esima edizione del concorso Canoro La Spiga d'Oro. Sono state le voci di Giulia Doveri per la categoria Junior, Matilde Joy nella categoria Senior e la bellissima voce di Giulia Sec nella categoria Over a vincere la 17esima edizione del concorso Canoro La Spiga d'Oro, manifestazione organizzata dai titolari del ristorante Il Granaio di San Pietro a Vico con la direzione artistica di Stefania Pera. Sono stati 40 i partecipanti al concorso, provenienti da tutta la Toscana. Questo alto numero ha imposto due serate di selezione per decretare i 18 finalisti che si sono sfidati nelle tre categorie Junior, Senior e Over. Ruolo importante lo ha avuto la giuria formata da musicisti, cantanti, direttori artistici, organizzatori di eventi e giornalisti come Mauro Fabbri in qualità di presidente di giuria, Perla Trivellini, Samantha Giorgetti, Roberto Ammannati, Paolo Bottari, Giovanni Bianchi. Ottimo il livello espresso dai partecipanti alla finale, da segnalare la bella voce di Manuela Mannucci che si è aggiudicata il premio speciale portando sul palco un classico della musica leggera come Grande Grande di Mina, ma anche il simpatico premio per l'artista più giovane assegnato a Diletta Colombini. Apprezzata molto anche l'esibizione fuori concorso di Mirko Nannizzi, invece ospite d'onore della serata è stata Silvia Bandieri. A presentare l'evento Elisabetta della Santa con Fabio Ciardella. Come sempre ottima l'accoglienza dello staff del ristorante Il Granaio. Ogni anno con tanta passione Vittorio Spada e la sua famiglia sanno dare professionalità e colore alla manifestazione. Esattamente come io non so più, però dovunque fossi tu. La cronaca ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, la linea passa alla redazione sportiva.